Marco Parola. A destra, a sinistra, è sempre lui che inizia, che è quello che dà la qualità alla squadra. Parlo di Felipe Anderson, lasciato troppo libero, quindi la possibilità di puntare. Erano quasi in tre, ma lui ha preso andare sulla sinistra con un tocco proprio leggero, però è il passo che è diverso dagli avversari. La palla dietro, interviene Parolo con i tempi giusti. Guarda, in questo caso, in surplus, poi tenta questa accelerazione, Gastaldè non ci arriva mai e qui anticipa, in questo caso Bianchi, molto bene. E come Parolo. La messa Parolo all'incrocio dei pali, azione che ha ricordato molto il gol del vantaggio del Lazio con l'Atalanta, in quel caso Felipe Anderson riuscì poi a servire Mauri davanti alla porta, certamente più libera rispetto a ciò che ha trovato di fronte Parolo. Parolo precisissimo sul primo palo, brucia Viviano, Lazio che sblocca il match dopo 38 minuti. Sì, perché a sinistra adesso Anderson, Mauri a destra, questo cambio continuo per non dare punti di riferimento anche Giorgiovic, non stazione sempre centrale, si abbassa, centrocampisti che vengono a pressare, Parolo e Lulic, quindi in questo caso l'inserimento di Parolo è stato decisivo. Terzo gol in campionato per l'ex del Parma, che lo segnava addirittura dalla vittoria larghissima di Palermo, era la quinta giornata. С мускулами наведуются в штрафную, подать бы хорошо. Ну, Лука сбили. Я не совсем понимаю, вот в чем суть вообще таких передач. Ну да ладно. Андерсон! Гол! Великолепный перформанс футболиста, пробившего почти с 30 метров. Ну, примерно 30 есть. Плотно, с небольшим вращением. Никто здесь не встречал. В последний момент выскочил, по-моему, Паломба. Impressionante la facilità di corsa, non posso neanche fargli fallo perché non lo prendono mai, incontenibile. Giorgiovic va a esultare, sì, ma dovrebbe baciare non lui. Non segue nessuno. Perché tutto è su Anderson, veramente vanno a abbracciare, lui ha fatto una cosa fantastica, veramente giocatore impressionante stasera. In questo, guarda come va via, non lo possono fermare. Anche Palombo, uno contro uno, cerca di aspettare, ma qui è già anche ammonito Palombo e qui fa tutto bene. Poi lucido dopo 50 metri a dare la palla dietro, fantastico. Altro cambio di velocità, il secondo della sessazione, poi con grande altruismo alza la testa con enorme lucidità, vede Giorgiovic davanti alla porta che lo segnava da quasi due mesi, allora gli offre questo cioccolatino che Giorgiovic ovviamente trasforma nel gol del 3-0 che probabilmente chiude la partita. Beh, due assist e un gol, più di questo, e poi accelerazione, veramente sta preparando molto bene la Lazio il derby per domenica, ma si è visto subito anche sul 2-0 la mentalità di questa squadra. Entra in campo